Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti alle castagne o castagnotti. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono farina di castagne, farina di riso, uova, burro a temperatura ambiente, zucchero semolato e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a mettere nel boccale lo zucchero semolato e il burro a temperatura ambiente. E andiamo ad amalgamare il tutto per 2 minuti. A velocità 5. Andiamo a riunire sul fondo. Adesso andiamo ad aggiungere la vanillina. E l'uovo. E andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 5. Andiamo sul fondo. Adesso andiamo ad aggiungere la farina di riso. E la farina di castagne. E andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 5. Il nostro impasto è pronto. Se dovesse risultare troppo secco, andremo ad aggiungere un cucchiaio di olio di semi. Se dovesse risultare troppo liquido, andremo ad aggiungere un po' di polvere di farina di castagne. Andiamo a preparare i nostri biscotti. Adesso vi faremo vedere come dare la forma ai nostri castagnotti. Prendiamo un po' dell'impasto, andiamo a formare prima una pallina. Dopodiché l'andremo a schiacciare sul fondo e creare questo effetto. Poi andremo a inserire uno stuzzicadenti da sotto che ci servirà in un secondo momento e l'andremo a posizionare su una teglia rivestita da carta da forno e continueremo così per il resto dell'impasto. Dopo aver preparato tutti i nostri biscotti, andiamola a infornare a forno preriscaldato a 170 gradi per 15 minuti circa. I nostri biscotti sono cotti, facciamoli raffreddare. I nostri biscotti sono raffreddati, adesso andremo a uscire lo stuzzicadenti, a reinserirlo più a fondo e questa operazione ci faciliterà per la glassatura per evitare che il biscotto cadi durante l'immersione. Adesso andiamo a glassare i biscotti con la glassa di cioccolato fondente. Prendiamo la nostra glassa al cioccolato e andiamo a immergere per 3/4 il biscotto. E andiamo a posizionarlo su una gradella per farlo raffreddare e solidificare.
e continuiamo così per il resto dei biscotti. Dopo aver glassato tutti i biscotti, lasciamoli asciugare e poi li potremo consumare. Biscotti alle castagne o castagnotti. Grazie e alla prossima ricetta!